Bella regà, io sono Marco Feudale e questa è Feudo Music. No, questa è una chitarra, però il canale, diciamo, in generale è Feudo Music. E benvenuti sul mio canale YouTube Feudo Music, appunto, dove di solito parlo di liuteria. Questa è una chitarra, non Feudo Music. E potete trovarmi anche su Docete, dove parlo sempre di liuteria, ma in maniera molto più approfondita, ovviamente sotto compenso. Adesso, che dobbiamo fare? Nel video della volta precedente, che non so quando uscirà, quando è uscito cosa, ho fisicamente cambiato i pickup, quindi ho tolto quelli vecchi e messo quelli nuovi su questa chitarra che ho costruito. La finitura è un po' una merda, ma un giorno forse la rifarò, oppure no, sti cazzi. Allora, adesso non devo fare altro che fare i collegamenti elettrici su tutto questo strumento. Ora, essenzialmente, questa chitarra c'ha un po' dei collegamenti strani, come vi ho detto l'altra volta, ho fatto un po' dei giri per far passare un po' dei fili, ma di base. Sui pickup noi abbiamo vari fili e ora mettiamo lo zoom così ci vedete bene. Guarda la professionalità! Allora, abbiamo vari fili su questi pickup. Noterete che alcuni di essi sono effettivamente collegati insieme, se non saldati sono almeno arrotolati, come nel caso di questi due. Allora, sul pickup abbiamo un filo che è quello lì principale che porta il segnale, si chiama hot perché è figo, vedo hot, non è vero. Poi abbiamo le masse, questa è la massa generale del pickup, questo filo nero. Questo qui invece è la massa del filo, cioè la schermatura. Collegando il pick up alla schermatura permetto di creo, diciamo, una gabbia di Faraday collegando la massa alla schermatura. Queste invece sono le due bobine, sono due estremità di una bobina, d'accordo? Cosa fanno queste due? Collegando queste due insieme e poi ovviamente collegandoli a massa posso splittare il pick up. Che vuol dire splittare? Ovvero posso eliminare una delle due bobine, ovviamente quella a cui sono collegati questi due cavi, e collegare e utilizzarne soltanto una. In questo modo io sto facendo appunto lo split, sto utilizzando uno solo dei due pick up e quindi utilizzando i miei pick up humbucker come effettivamente dei single coil. Il concetto invece di tap è un pochino diverso, perché questi due fili, invece di essere l'estremità di una bobina, sono un pezzo di una bobina. Essenzialmente l'avvolgimento di una bobina è interrotto a un certo punto, ci attaccano un filo e poi ricominciano. In questo modo io posso eliminare soltanto parte di una bobina, avere un suono più simile a un single coil, ovviamente non proprio single coil, ma mantenere comunque una parte di noise cancelling, cioè di riduzione del rumore, cosa che invece non sarebbe possibile eliminando totalmente una delle due bobine. Però in questo caso noi abbiamo lo split dei pickup, non il tap. Nel caso volessimo verificare che effettivamente i nostri pickup sono funzionanti, io questo ancora non l'ho fatto, lo sto facendo live proprio in questo momento, prendiamo un oggettino che si chiama multimetro. Questo affare qua. E lo mettiamo su resistenza. I pickup di solito hanno una resistenza fino a 20k, quindi noi mettiamo appunto 20 kilo ohm. E prendiamo questo punto e questo punto, cioè il filo hot e il filo massa, e vediamo la resistenza, che è effettivamente 15.4. possiamo fare la stessa cosa sull'altro pickup e, se la descrizione di Amazon è corretta e non mi hanno fregato, questo dovrebbe essere 7 qualcosa. Muori. 8.8, va bene, lo accetto. Però se facciamo un'altra cosa interessante, guardate, se noi colleghiamo questi due fili, che sono i due pezzi della bobina che dobbiamo separare, e questo, abbiamo la metà della resistenza, perché questo qui ci permette appunto di splittare i pickup e sappiamo di aver collegato bene i fili in questo modo. Infatti pure qui ho una resistenza di 7.0. Mi sono fatto male non perché c'è corrente, ma mi sono fatto male io. Ok, mi sono fatto male al dito.
non è corrente, non vi prendete la scossa con i pickup staccati così, ma andate tranquilli. Allora, eliminato il multimetro perché ovviamente non ci serve più, facciamo effettivamente i collegamenti. Allora, se abbiamo un potenziometro push and pull, questo qui va collegato al polo centrale o oppure a uno degli altri due poli del push and pull. Di solito si collega al centrale, d'accordo? Perché in questo modo il push and pull una volta te lo farà collegare a massa e una volta sarà collegato a niente, sarà... la bobina sarà libera di funzionare. Questo qui va sul segnale, quindi su uno dei due punti del nostro selettore, quindi mettendo lo zoom qui, questo andrebbe su uno di questi due punti, o qua o qua. Ora io so benissimo dove deve andare perché ho fatto un circuito particolare e ho già il segnale che mi arriva da qui, quindi ho questo filo rosso qui, lo devo collegare a un cavo che c'ho nell'altra cavità controlli, mentre questo rosso qui invece lo collego subito qua, d'accordo? Levo tutti i fili che posso dalle palle, cercando di non bruciare me, la chitarra o me. Sto riutilizzando un po' del vecchio stagno per fissare il filo, ma non sembra attaccarsi, quindi siccome il buco è aperto, il foro è aperto, io prendo lo stagno nuovo e ce lo schiaffo sopra, faccio prima. Voilà. Controlliamo che la saldatura sia funzionante, perfetto. Poi prendo un pochino di plastica termorestringente. Allora, questo perché siccome dovrò collegare il cavo per lo split del pickup a quest'altro filo che sta qua dentro, non voglio che vada in contatto con altre cose e quindi farmi qualche cortocircuito che potrebbe essenzialmente compromettere la suonabilità dello strumento. Io prendo questo cavetto qua, al limite, e lo metto più giù che posso prenderlo pure più corto, però ci stavo. Faccio in modo di collegare due fili in modo che non formino un malloppo, faccio un piccolo giro ma piccolissimo, ma il mio obiettivo principale è evitare che questo qui formi un malloppo. Ovviamente prestagnare i fili è un'ottima idea perché permette di fissarli comodamente e rapidamente. Questi fili sono già prestagnati, quindi non devo fare nient'altro che aggiungere una goccia di stagno. Di solito si dovrebbe fare, dovrebbe restringere sto nastro con la pistola termica, ma io l'ho portata giù in laboratorio e non mi va di andarla a prendere.
Faccio col saldatore, va bene lo stesso, basta stare solo un po' più attenti. In questo caso, siccome lo devo collegare a un altro punto, lo restringo prima. Questo a me serve semplicemente per coprire la parte che non collegherò a massa, cioè la parte, diciamo, dello che non sarà fisicamente collegata allo switch, che sarà lontana da esso. E mi serve semplicemente per evitare che tocchi altre parti e quindi poi non faccia suonare correttamente lo strumento. Allora, dov'è l'altra massa? Eccola qui. Uno è tutto sta crocco, lo colleghiamo al selettore qui. Alla fine ho smontato il selettore perché era effettivamente più comodo e sto usando questo oggettino che è un affare che serve per aspirare lo stagno per togliere lo stagno in eccesso. In questo modo posso liberare il foro, ah, ecco, bene, e inserire entrambi i fili in maniera un pochino più, come dire, precisa, meno a cazzo di cane. Non so se riesco a farli entrare tutte e due. Yes, ce l'ho fatta. Mo' è molto più facile collegare tutto perché tanto il filo lì dentro che si regge e ci metto lo stagno semplicemente. Faccio in modo che lo stagno penetri su tutti e tre i fili perché non l'ho prestagnati perché volevo farli entrare il più comodamente possibile. Quindi il mio obiettivo è far entrare lo stagno il più possibile all'interno di tutti e tre i fili, altrimenti non sono collegati fra di loro e quindi poi non funziona un cazzo. Mi sembra tutto collegato a occhio. Facciamo pure un po' da quest'altro lato. Cercate di non mettere troppo stagno perché può agire un po' da antenna, diciamo. Quindi cercate di evitare di inondare la zona di stagno. Mettete quello appena sufficiente per eseguire il collegamento elettrico. Mi sembra così sia collegato. E va bene, questo l'abbiamo fatto. Poi passiamo all'altro lato. Siamo alla seconda parte.
qui dobbiamo collegare i vari cavi di switch eccetera eccetera insieme. Allora, prima di tutto devo collegare il segnale del pick up alla, dove la forbice, devo collegare il segnale di quest'altro pick up al selettore. Ora, io avevo questo filo che arrivava fino al selettore, quindi non faccio altro che innanzitutto mettere un po' di termorestringente, un po' di tubo termorestringente, perché mi servirà, un pochino più corto pure. Non fatelo troppo lungo questo qua, perché mentre riscaldate il filo per saldarlo all'altro, si potrebbe restringere il tubo termorestringente, che appunto è termorestringente, e questo vi porterebbe a poi a, cioè vi impedirebbe di eseguire, impedirebbe poi di portarlo più sopra e restringerlo dopo dove serve, quando dove serve, si restringerebbe troppo presto in un altro punto, nel punto sbagliato. Allora, pure qua io sto cercando di mettere il filo più piccolo possibile in modo da non creare malloppi, accumuli, perché voglio cercare, fammi posare sto saldatore prima che mi brucio, voglio cercare di utilizzare il filo più piccolino, il tubo più piccolo, come vedete lì, che chiaramente chiude meglio, però non è necessario, questa è una cosa mia, cioè potete tranquillamente usare un tubo un pochino più largo e evitare tutto sto impiccio. Facciamo questa cosa, facciamo una specie di uncino così, ecco fatto. Così dovrebbe passare. Ok, yes. Questo? Salto è venuto subito. Questo è attaccato lì. Poi attacchiamo questo allo split. Come vedete qui abbiamo questo selettore, vediamo se mi riesco ad avvicinare un po' di più, non si vede. Abbiamo un altro commutatore, essenzialmente questo non è altro che un doppio interruttore. Metti a fuoco. Non è altro che un doppio interruttore. Abbiamo questi due segnali, questi due contatti che vanno a finire su quest'altro. Quando lo switch è in una posizione e questi due sono scollegati, quando è nell'altra invece i due segnali sono i due contatti sono collegati, e questo ci permette di splittare effettivamente il pick up. Ora devo cercare di collegare questo qua. Cerchiamo di fare il minor bordello possibile. Ok, devo collegare, quindi devo cercare di collegare questo filo qui a questo connettore. Perfetto. Il problema di questo connettore qui è che non ha un foro diretto proprio. Allora, poi schermiamo questo allo stesso modo che abbiamo fatto l'altra massa, cioè schermiamo, isoliamo questa parte come abbiamo fatto con l'altra massa. Voilà. Poi attacchiamo a questo schifo di massa che ho fatto sul potenziometro. Yes, va bene. Ebbene, finito. Abbiamo collegato i pick up. Non resta altro che chiudere il tutto, ricollegare i vari selettori, eccetera, fissarli. Ora, se il selettore è al contrario, perché magari abbiamo sbagliato, abbiamo collegato un pick up da una parte invece che un'altra, non è un grande problema, basta invertire il selettore. Io in questo caso so che è così, so che è giusto, perché ho ripreso lo stesso collegamento che ho fatto prima, quindi non ho questo problema. Ok, e niente, basta, finito, basta a questo punto.
chiudere il tutto. Io qua metto tutti i cavi qua dentro e nascondiamo il bordello con una placchetta. Come cavolo andava questa così? Un giorno le pitturerò. Vedete, guarda, beh, così non si vede che c'è sta lo schifo qua dentro. E faccio la stessa cosa pure per questo. Rimetto questo peso che mi serve per bilanciare un pochino la chitarra, tutto qui. E l'ho isolato, come potete vedere, perché altrimenti non va, non si può fare. Questo è un pesetto di piombo per la pesca, niente di che. Mi serve un po' per bilanciare e chiudo il tutto. Così non si vede che ci sta il bordello. E adesso non resta altro da fare che riaccordare la chitarra e regolare i pick-up. Ma lo faremo nel prossimo video, perché uno, il telefono mi si sta a scaricare. Due, il telefono mi si sta a scaricare. E poi sto video sennò viene lunghissimo. Bella ragazzi, vediamo la prossima volta.